Amen. Gloria a Dio. Dicevo, siamo negli ultimi tempi, amen? Pochi hanno compreso, o forse pochi lo sanno, o tutti sappiamo che siamo veramente negli ultimi tempi. Gesù dice che è alle porte. Torna, Gesù torna. E torna per rapire la sua chiesa. Noi crediamo nel rapimento, ok? La sua chiesa si sta preparando. Si sta preparando per che cosa? Per incontrare lo sposo. Amen. C'è uno sposo che ci sta aspettando, ok? E la chiesa cosa farà in questo tempo? Si prepara per questo incontro meraviglioso con lo sposo, che è Gesù Cristo il Signore. Amen. Ora, ci sono tempi che noi stiamo vivendo e sappiamo che questi tempi che noi stiamo vivendo sono dei tempi particolari. Amen. Più cresce, più ci avviciniamo, diciamo, a quello che sono gli ultimi tempi, più abbiamo necessità di vivere la presenza di Dio. Amen. Ora, dove noi riceviamo la presenza di Dio? Nella preghiera, ok? Quando noi preghiamo, ok? Ci riempiamo della presenza di Dio. Perché noi non stiamo servendo, come dicevo prima, una religione, non siamo qui a fare un club, ok? Noi siamo qui perché stiamo cercando il volto di Dio. Mosè a un certo punto, mentre che stava portando questo popolo di 600.000 persone verso la terra promessa, dice, ok, a Dio, se tu non sei con me, non farci partire nemmeno da qui. Perché Gesù, Dio, in quel tempo, diceva, loro non mi ascoltano, ti manderà un angelo come guida. Ma Mosè, che era un uomo di rivelazione, disse, Signore, se non ci sei tu qui con noi, non vogliamo andare da nessuna parte. E tra l'altro questa risposta la dice un po' anche l'apostolo Pietro. Quando Gesù predicava, il suo parlare per alcuni era un po' troppo duro, ok? E alcuni discepoli si sono separati da Gesù, se ne sono andati via, l'hanno lasciato Gesù, alcuni dei suoi discepoli, perché il suo parlare per alcuni era troppo duro, lo scandalizzava, li offendeva, ok? Come ho già detto, il Vangelo un po' ci offende inizialmente, ma quando poi riceviamo il Vangelo nel nostro cuore, che è la potenza di Dio, è per la nostra libertà, eh? Perché chi sono i discepoli? Coloro che sono veramente liberi, che conoscono la verità e sono veramente liberi, eh? E Pietro fa questa affermazione, Signore, dove ce ne andremo? Perché Gesù parla a questi discepoli e dice, ve ne volete andare anche voi? E i discepoli erano così, come, cioè, dove ce ne andiamo? E Pietro fa questa affermazione di rivelazione, dice, Signore, dove ce ne andiamo? Solo tu hai parole di vita eterna per noi. Solo tu hai parole per noi. E Gesù vuole darci parole di vita eterna. Nella parola c'è la potenza di Dio. Quindi da una parte noi cerchiamo lo Spirito Santo e cerchiamo la presenza di Dio, dall'altra parte noi conosciamo la parola di Dio nella sua rivelazione. Quindi non è una conoscenza letterale, ma una conoscenza di rivelazione. Colui che rivela, sapete chi è? Lo Spirito Santo. Sapete chi è lo Spirito Santo? Non è un'energia lo Spirito Santo, non è una forza, anche se ha forza lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo è Dio. Dio è nella terza persona. Quindi lo Spirito Santo possiamo dire che è una persona, ok? Quindi è una persona come Gesù, è una persona come il Padre, ok? Gesù dice chi ha visto me ha visto il Padre, e chi ha visto il Padre ha visto lo Spirito Santo, perché i tre sono uno. Sono nella perfetta unità, sono perfettamente uguali, ok? Se tu vuoi capire com'è il Padre, basta che tu immagini Gesù Cristo. Come sta scritto nella Bibbia è così, hanno tre funzioni diverse. Il Padre è il capo di questa famiglia meravigliosa, che è la famiglia dei nati di nuovo. Puoi dire insieme a me, io sono nella famiglia di Dio, perché sono nato di nuovo. Ok? Questo ti fa accedere alla famiglia di Dio, ok? Quando e come ti fa nascere di nuovo? Chi è colui che ti fa nascere di nuovo? Colui che ti fa nascere di nuovo è proprio lo Spirito Santo che soffia su di te e su di noi, ok?
che è l'alito di vita. Amen. Ora, perché abbiamo bisogno di questa unzione, soprattutto in questi ultimi tempi, ok? Perché stiamo andando in tempi difficili, ok? E la Chiesa ha un compito. Puoi dire insieme a me, io ho un compito. Oh, gloria a Dio. Perché chiedo di ripetere? Perché molti dicono, perché è una cosa forse nuova. Ok, ripetere ci aiuta a memorizzare. Diciamo in latini che ripetita iuvant, ripetere aiuta. Ci aiuta a memorizzare quelli che sono i concetti della parola di Dio. Vabbè? Ok, la parola di Dio è quello che abbiamo bisogno di memorizzare. Ok? Ma non vogliamo imparare i versetti a memoria, vogliamo imparare i versetti nel cuore. Perché quello che ci porta alla verità è la verità nel cuore. Eh? Quindi facciamo scendere questa verità di Dio nel nostro cuore. Ok, gloria a Dio. Ora, sarà rapita una chiesa vincente, non sarà rapita una chiesa sconfitta, non sarà rapita una chiesa morta, non sarà rapita una chiesa che è distrutta. Ok, molti dicono, siamo nell'Apocalisse, quindi si aspettano la distruzione. Sapete che significa Apocalisse? Apocalisse significa rivelazione. Infatti in inglese c'è scritto Revelation, okay? Quindi è il libro della rivelazione, non è il libro della distruzione. Molti aspettano l'Apocalisse come una distruzione, anche se ci sarà una distruzione finale dove sarà ricostituito nuove cielo e nuova terra, quello è chiaro, ok? Ma dove stiamo andando? Soprattutto noi, figli di Dio, dove stiamo andando? Noi stiamo andando verso il rapimento. Cioè stiamo aspettando improvvisamente, in qualsiasi momento, il suono dell'ultima tromba. Ora, sappiamo che nel popolo di Israele, soprattutto Dio, si è rivelato al popolo di Israele con tre feste principali. Pasqua, Pentecoste, Tabernacoli. Sono tre feste ed erano obbligatorie queste feste, che sono il calendario di Dio. È l'orologio del Signore, okay? Quindi lui è venuto a Pasqua, Gesù, si è manifestato lo Spirito Santo a Pentecoste, oggi siamo nel giorno della Pentecoste, ok? Ma tornerà ai tabernacoli, in questa terza ultima festa, tornerà improvvisamente, e tornerà come? Verrà sulla terra? No, lo incontreremo tutti quanti noi, sia i vivi che saremo o i morti in Cristo, nei cieli. Nelle nuvole, lo incontreremo sulle nuvole al Signore, ok? E faremo le nozze dell'agnello. Che grande onore che avremo, gloria a Dio. Ora, in questo tempo la Chiesa cosa farà? Si dovrà preparare, perché lui verrà per una sposa innamorata, lui verrà per una sposa senza ruga, senza macchia, ok? Una Chiesa irreprensibile nell'amore. Una Chiesa innamorata di Gesù. Lui viene e si aspetta questa Chiesa innamorata. In un passaggio nella Bibbia dirà, ma quando tornerà il Figlio dell'uomo sulla terra, troverà la fede? Okay? Perché stiamo andando in questi tempi che la fede non c'è. Se noi parliamo con le persone, tu gli parli di Gesù e ti guardano male. Cioè, tu gli parli di tutt'altro, va bene, facciamo cena insieme, ok? Se io ti parlo di politica, banchettiamo insieme. Se ti parlo di donne o qualsiasi, di calcio, banchettiamo insieme, facciamo qualsiasi cosa. Come dico alleluia, gloria a Gesù, che ti è successo? Vedete che tempi stiamo vivendo? Stiamo vivendo che tu non puoi pronunciare più il nome di Gesù. Ok, ma questo di chi è opera? Scusate, è l'opera di chi? Dell'anticristo, ok? L'opera dell'anticristo che sta mettendo nel mondo, già lo sta mettendo da 2000 anni in realtà, lo spirito anticristo, cioè contro Gesù, vuole far allontanare le persone dal Signore. Quindi se la Chiesa aveva cominciato con un buon proposito, che si stava innamorando di Gesù, la Chiesa piano piano si va corrompendo. Ma noi non possiamo cadere nell'inganno della corruzione che è nel mondo. La Bibbia dice di allontanarci dalla corruzione che è nel mondo. Ma come possiamo farlo, fratelli? Lo possiamo fare come? Con un cuore innamorato di Gesù. Un cuore innamorato di Gesù. Abbiamo bisogno di innamorarci sempre più
di Gesù. Ora queste cose sono state scritte per noi come esempio. La Bibbia ci è stata scritta per noi come istruzione, perché il Signore nella sua onniscienza sapeva che stavano venendo questi tempi, e per paura che la Chiesa si potesse allontanare dal fervore, dallo zero, dall'amore per Lui, avvisa con le scritture, avvisa con i profeti, avvisa con i ministeri e dice: Chiesa, mantieniti calda, Chiesa, mantieniti infuocata, innamorata, perché io sto per tornare, ok? E se tu torni non passerai delle tribolazioni, ma tu entrerai nella gioia del tuo Signore. Alleluia. Amen. Ora, Dio ha tempi di refrigerio per noi. Prima Dio vuole chiamarci, ci chiama con corde d'amore e poi ci dà dei tempi di refrigerio. Io mi ricordo che quando sono venuto al Signore, ok, prima di venire al Signore avevo dei tempi che non erano di refrigerio per me, stavo vivendo tribolazioni, problemi e tanto quello che c'era, scuola, tutto quello che era contro, ok? Ma quando ho ricevuto l'amore di Dio è venuto un tempo di riposo, un tempo di refrigerio. Questo sapete che è stato profetizzato chiaramente dal profeta Gioele nell'Antico Testamento, prima dell'avvento e della venuta del Signore Gesù Cristo. Guardiamolo insieme in Gioele capitolo 2 versetto 12 al 13. Leggiamolo insieme. Guardate, questa è una profezia di questo profeta che non ha sbagliato una virgola, di quelli che sono i tempi ultimi. Gioele capitolo 2 dal versetto 12, primo verso, ok. Siamo negli ultimi tempi, e proprio in questi ultimi tempi, ok, abbiamo necessità sempre di stare attaccati al Signore, ok? Quindi i profeti cosa hanno fatto? Hanno scritto per noi. E dice la scrittura al verso 12, perciò ora, ognuno dica ora, ora, adesso, non domani, ora, dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti, cioè con te stesso, non solo col cuore, ma con te stesso. E a volte digiunare ci fa bene perché rompe la carne. Cos'è la carne? Il nostro io, quello che non vuole fare la volontà di Dio. E il digiuno cosa fa? Spezza, ti rompe. Verso 13, guardate cosa dice ancora. Dice: stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti, perché cosa fanno molti? Nella chiesa hanno un tipo di linguaggio, hanno un tipo di vestito, hanno un tipo di, magari, linguaggio evangelichese, e poi vanno fuori tutt'altra persona. E dice: no, stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti, e tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso, wow, è pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità, e si pente del male mandato. Ora, Dio, il Signore, non manda il male, ok? Perché Gioele scrive questo? Perché non c'era la completa rivelazione, siamo nell'antico patto, ok? Gesù Cristo ci ha rivelato un nuovo patto e Lui è colui che ti guarisce. Gesù è guarito, non ha mai mandato malattie, è sempre guarito, eh? Ok, questo è il profeta che aveva una rivelazione parziale. Ma poi dice al verso 25, quindi prima il ravvedimento, poi: ora vi compenserò delle annate che hanno divorato le cavallette, la larva della cavalletta, la locusta e il bruco, il mio grande esercito che avevo mandato contro di voi. Verso 26? Ok. 28, scusate. E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Questo è lo Spirito Santo in questi ultimi tempi, come si sta muovendo, quindi sogni, profezia, visioni. Verso 29. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Spirito Santo in movimento. Ultimi tempi, Spirito Santo in movimento. Questo è il tempo dello Spirito Santo.
Quindi una chiesa che cerca lo Spirito Santo, una chiesa che investe sullo Spirito Santo, è una chiesa che è nel proposito di Dio. Amen? È una chiesa che cerca il suo volto, che riceve direzione, sogni, visioni, profezie. Amen? Ora, quando una persona si ravvede, cosa riceve nel proprio cuore? Pace. Prima sensazione che riceve quando fa questo incontro personale o confessa il peccato al Signore, riceve un senso di pace, un senso di giustizia, un senso di amore, come se mi sento oggi ora al posto giusto con Dio, vero? E questo è lo Spirito Santo che comincia a fare l'opera di refrigerio, comincia a portare frescura nella nostra vita, eh? E questa è l'opera di Dio, sapete? È l'opera di Dio che fa questo, perché Dio vuole curarci affinché poi tu puoi curare, perché la Chiesa è in movimento, ok? La Chiesa non è soltanto ricevere, ma è dare quello che tu hai ricevuto. Eh? E in Atti capitolo 3, versetto 19, vediamo questi tempi di refrigerio, quindi memorizzate questi due tempi. Ultimi tempi, abbiamo bisogno di questa unzione che viene da Dio, refrigerio e poi restaurazione. Quindi prima vengo, diciamo, curato dal Signore e poi sono chiamato a testimoniare di questo Signore che ho ricevuto. Guardate, ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. Cancellati. Signore, ma io ho fatto questo ieri. Non mi ricordo. L'hai confessato? Non mi ricordo. Lui si ricorda benissimo i nostri peccati, ma ti dice, io li ho cancellati. Volontariamente l'ho cancellato i tuoi peccati. È perché vengono dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore. Quindi quando io credo, confesso Gesù come Signore e Salvatore, mi ravvedo, cioè ho capito che ho bisogno di Gesù, il mio Signore, il mio Salvatore, allora ho capito che i miei peccati sono stati inchiodati su quella croce, Lui ha pagato il prezzo caro. Perché io stavo andando dall'altra parte, fratelli, tutti quanti noi eravamo delle pecore erranti, dice Isaia, e ognuno seguiva la propria via, ma a un certo punto è venuto l'agnello perfetto che ha cancellato i peccati, tutti i miei peccati, affinché io oggi posso vivere un tempo di refrigerio, frescura spirituale. Ora, come sono questi tempi di refrigerio? Come li possiamo definire questi tempi di refrigerio? Ora, se voi conoscete le storie di Israele, quando erano a posto i re che governavano, Israele non aveva guerra. Anzi, cresceva, era un popolo che stava crescendo numeroso, prosperava, c'era benedizione, tutto quello che veniva dal Signore. Quelli sono i tempi di refrigerio. Quando arriva Gesù nella tua vita, quando arriva la presenza di Dio nella tua vita, lo vedi in ogni area della tua vita. Lui porta benedizione, Lui porta prosperità, Lui porta pace nel tuo cuore, Lui porta riposo nel tuo cuore, comincia a funzionare in tutte le relazioni. Perché? Perché questo è il tempo dello Spirito Santo, il tempo del refrigerio. Perché? Perché, ripeto, mi sono ravveduto. Se non c'è un ravvedimento, non cambierà nulla. Ma quando mi ravvedo, allora sì, inizia questo tempo di refrigerio. E in Prima Corinzi, capitolo 1, verso 5, Paolo, nel contesto della grazia, parlando della grazia di Dio, parlando di questo favore che Dio ci ha fatto, perché Gesù Cristo è la grazia, e Lui è venuto sulla terra per grazia. Noi non ce la meritavamo, ma Dio ha scelto di donarci la vita eterna per grazia. Chi crede in Lui gratuitamente riceve la salvezza. E dice al capitolo 1, il versetto 5, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa. Ognuno dica ogni cosa. Ogni cosa. Ok. In ogni dono di parola e in ogni conoscenza. Ok. Lui mi ha arricchito. Lui ti ha arricchito. Ora, tu ed io potevamo nascere in un paese dove non c'era nulla. Siete d'accordo con me? Ok. Siamo grati a Dio perché noi siamo qui? E siamo grati a Dio perché anche il più povero che si trova in Italia e in Europa non può dire di essere povero? È vero?
Perché fino a quando tu metti un piatto a tavola non puoi dirti povero, ok? Perché c'è chi non, nemmeno c'ha il piatto, ok? Quindi entriamo in questo concetto, in realtà, che noi siamo stati arricchiti, ok? E chi ci ha reso ricchi è Gesù, ok? Ma possiamo ringraziare il Signore che abbiamo una buona famiglia? Possiamo ringraziare il Signore che abbiamo una buona salute? Un buon marito? Una buona moglie? Una bella macchina? Ok, una buona chiesa? Possiamo ringraziare il Signore per tutte queste cose? Ringrazio il Signore, grazie Gesù che mi ha donato tutte queste cose. Perché in Luca 12 verso 48 ci dice: a chiunque è stato dato molto, c'era il problema qua, lo sapevo che c'era, ok, sarà domandato molto, e a chi a molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Svegliati, svegliamoci, serve prima per me, ok? Quindi il Signore ha dato molto a noi, e noi guardiamo sempre il povero, noi ci guardiamo poveri, perché ci manca sempre qualcosa, sì o no? Ci manca sempre qualcosa. Se io devo guardare qualcosa, mi mancano le scarpe nuove, ma ne ho 10.000 a casa. Mi manca la giacca nuova, ma ne ho ne altre 15 a casa. Esempio. Ok, magari le avessi, ma sto scherzando. Ok, ma in realtà ci è stato dato molto. E molto ci sarà richiesto. Ora, la motivazione perché a te e a me ci è stato dato molto, qual è? Punto di riflessione, perché ci è stato dato molto? Affinché tu vivi insieme a me, puoi dirlo? Viviamo tempi di refrigerio. Ok, quindi godiamo di questa famiglia? Sì. Godiamo della bella macchina? Sì. Dio non ha niente in contrario che ne possiamo avere la bella macchina, ok? Perché nella religione ci chiedevano di spogliarci dei beni. Dio dice di usare quei beni che ci ha dato. Non di spogliarci, ma di usare, per che cosa? Per il suo proposito, per il suo disegno, perché tu ed io siamo stati chiamati per un disegno più alto di quello che tu ed io pensiamo. È molto più alto la chiamata di Dio. Dio ti ha chiamato e ti ha abbondato, ti ha arricchito perché tu possa oggi benedire. Vivi questo tempo di refrigerio? Sì, goditi la bella macchina, anzi usa la macchina per il regno. Usiamo le cose per il regno, in primo luogo per il regno. Molti fanno la della macchina l'idolatria. Non vengo per la macchina, consuma troppo chilometri. C'è anche questo, okay? Ma tutto quello che ci è stato donato è in vista di Lui, è per Lui. E questi sono i tempi di refrigerio. Ci sarà richiesto? Sì. Ma se noi lo stiamo mettendo a disposizione del regno, non vivremo di questo rimprovero da parte di Dio, non lo vivremo, perché lo stiamo mettendo a disposizione per il regno, solo il regno di Dio. Il regno di Dio bisogna viverlo adesso. Ora scopriremo che c'è un tempo di refrigerio, che è quello che noi stiamo vivendo, grazie a Dio, perché potevamo nascere in qualsiasi altro luogo, e Dio ci ha scelti e ci ha fatto nascere in questo tempo, in questa generazione, e ci ha donato tutto quello che ci occorre per adempiere il suo disegno. Amen. Andiamo ai tempi di restaurazione. Le due unzioni, abbiamo detto, negli ultimi tempi il suo popolo è arricchito di ogni benedizione. Più cresce il problema nel mondo, più la chiesa del Signore viene benedetta. Siete d'accordo con me? Ok. Dio dice, c'è una promessa nella scrittura, che Dio toglierà gli empi per darlo ai giusti. Quanti giusti ci sono qua dentro? Ok, gloria a Dio. Quindi Dio toglierà gli empi e darà ai giusti. Ma perché darà ai giusti? Per vivere quei tempi di refrigerio? Sì, ma per vivere il tempo di restaurazione. E andiamo all'altro passaggio, ognuno dica restaurazione. Atti 3 verso 20 al 21. Dice, ed egli manda Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi, parlando alla Chiesa, degli Atti, verso 21, e parla anche a noi ovviamente, che il cielo deve ritenere, ognuno dica ritenere, che vuol dire anche trattenere, ok? Quindi ritenere fino ai tempi della
restaurazione di tutte le cose. Potete dire insieme a me: restaurazione di tutte le cose, e dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Buona domanda. Quindi Dio, il Signore, sta aspettando che la sua Chiesa faccia qualcosa. Restaurazione. Compia l'opera di restaurazione. Il tempo lo sta trattenendo, il cielo sta trattenendo questo ritorno, il cielo sta trattenendo questo Gesù di venire, ok? Lo sta trattenendo perché? Perché si deve manifestare la restaurazione di tutte le cose. La restaurazione deve venire oggi. Oggi dovrà venire. Gesù non tornerà per una chiesa sconfitta. Gesù non tornerà per una chiesa disastrata. Gesù tornerà per una chiesa arricchita, una chiesa prospera, una chiesa benedetta, una chiesa che porta anima alla salvezza. Amen. Gesù tornerà per quella chiesa. Una chiesa infuocata, innamorata di Gesù. Allora sì che noi siamo chiamati a restaurare tutte le cose. Tu mi puoi dire, ma io vedo che le persone non credono. Ok, ma noi non siamo chiamati a dire chi deve credere e chi non deve credere. Io sono chiamato a predicare di Gesù. Punto. Io sono chiamato a dire la verità in tempo e in fuori di tempo. Poi lui chiamerà chi? E lui saprà chi sono. E lui sa chi sono il numero, perché si compirà un numero, ci sarà un numero, ma Dio sa quel numero, non sono i 144.000 come dice qualcuno, l'abbiamo pure superato, anche loro hanno superato, che lo dicono. Quindi vogliamo dire che cosa? Che c'è un tempo di restaurazione che la Chiesa deve portare avanti. Come lo farà? Con l'unzione. Quindi più cresce il problema nel mondo, più la Chiesa ha bisogno dello Spirito Santo. Chi che ci ha unti? Dio. Chi che ci mantiene infuocati? Lo Spirito Santo, ok? Quindi abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Sì, ok. Abbiamo parlato due settimane fa circa, che noi siamo esseri umani, siamo umani, ma che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo in noi e su di noi. Io non dico su di noi. Quando arriva in noi ce ne accorgiamo, ok? Perché sentiamo l'amore che io non avrevo mai sentito, ok? Sento l'amore di Gesù. Prima conoscevo qualcosa di Gesù, oggi sento l'amore di Gesù, ok? Lo sento forte nel mio cuore, ok? E questo è lo Spirito Santo nella mia vita. E cosa farà lo Spirito Santo? Cioè Gesù nel mio cuore mi porta verso sempre Gesù. Questa è l'opera dello Spirito Santo, ti porta sempre verso la verità, Gesù, Gesù, ok? E poi cosa accade? Arriva un secondo passaggio che è l'unzione, cioè lo Spirito Santo sopra di me. E perché arriva questo Spirito Santo sopra di me? E quando arriva, l'abbiamo parlato due settimane fa, cambia il modo di parlare, cambiano le motivazioni, cambiano le priorità. Prima vivevo per me stesso, oggi vivo per Gesù, ok? Cambia tutte le priorità quando arriva l'unzione sopra di me. Il tempo di restaurazione, riprendendo questo passaggio. Quindi c'è un ravvedimento, ok? C'è una buona amministrazione che dovrò mantenere, tutto quello che Dio mi ha donato non è mio, mio figlio non è mio, tuo figlio non è tuo, la tua macchina non è tua, Pastor Anthony, ok? Tutto quello che noi abbiamo non è nostro, ok? Tutto quello che noi abbiamo non è nostro, è tutto di Dio, ok? Quindi lui ce lo dà affinché noi viviamo questo tempo di refrigerio, possiamo godere di quello che Dio ci dona, ma sapendo che cosa? Che devono essere messe a servizio per il regno. Amen. Quindi buon amministratore, ravvedimento, buon amministratore di quello che il Signore ci dà, vivere questo refrigerio meraviglioso, di godere di questo bene che il Signore ci dona, perché cosa? Per la restaurazione. Restaurazione. E qui voglio iniziare questo passaggio, spero di concludere presto, se mi prendo qualche altro po' di tempo perdonatemi, ma ho bisogno di portare avanti questo messaggio. Ognuno dica restaurazione, per favore. Restaurazione. Tutti quanti noi nasciamo con una natura caduta, tutti quanti noi nasciamo con una natura caduta, tutti quanti noi nasciamo peccatori, ok? Qual è la restaurazione? Portare persone cadute
con uno spirito rigenerato, fa ricevere Gesù Cristo come Signore alle persone. Andiamo in Matteo, capitolo 11, versetto 28. Ok, Matteo 11, 28. Ok, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo, refrigerio. Okay? Quindi quando noi predichiamo di Gesù, portiamo le persone a Gesù, le persone cosa fanno? Ricevono il Signore, accettano Gesù, ricevono refrigerio nella loro anima, riposo. Prima ero tutto preoccupato e stressato, oggi vivo il riposo. Prima mi prendevo gli ansiolitici, oggi ho riposo. Prima non riuscivo a dormire, facevo 3.000 camomille per dormire, oggi riposo. Amen. Anche in situazioni particolari io riposo, perché ho lo Spirito Santo. È finito il tempo dell'ansia, della preoccupazione, perché tutto è stato sotto il controllo di Gesù. Amen. È stato messo sotto il controllo di Gesù. Ebrei 10, verso 12. Guardate cosa dice la scrittura ancora. Egli invece, dopo aver sofferto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Ok, aspettando? Aspettando. Ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Ora, vi ricordate per caso, ok, qual è l'armatura del credente? Sì, quindi l'elmo della salvezza, la corazza della giustizia, la spada dello Spirito Santo e i sandali del Vangelo. Dove sono messi i sandali? Nei piedi, ok? Siete d'accordo con me? Oh, ci siete? Non mi abbandonate. Ok. Quindi Dio sta aspettando che la Chiesa mette tutti sotto i suoi piedi. Ma chi sono i suoi nemici? I peccatori? No. Ok. Chi sono i suoi nemici? I suoi nemici, chi sono? I guerrafondai? Quelli sono anche nemici, ok? Ma chi sono realmente i nemici? Noi tutti eravamo nemici di Dio. E in Colossesi ce lo dice chi erano e chi sono i nemici. Colossesi 1,21. La Bibbia parla. E voi stessi, che un tempo eravate estranei, eh? Nemici. Nella? Mente, con le vostre opere malvagie, ok? Quindi il mio pensiero era nemico di Dio che mi produceva a fare opere malvagie. Io facevo cose brutte, io facevo cose inutili per il regno di Dio, perché? Perché pensavo male, ero un nemico di Dio nella mia mente non stavo portando restaurazione, stavo portando distruzione nel mondo. Ma attraverso la predicazione di Gesù noi portiamo restaurazione, portiamo salvezza. Vedete quanto è importante portare la salvezza alle persone? Quanto stiamo predicando di Gesù? Lo stiamo facendo? Ok. Lo facciamo ancora di più? Perché il nostro compito, Chiesa, è quello di portare alla salvezza persone. Predichiamo di Gesù. Le persone hanno bisogno di ricevere questo refrigerio, essere restaurati e portare anche loro alla restaurazione di tutte le cose. Allora quando tutto sarà restaurato nella Chiesa, Gesù torna. Non sappiamo quando è il tempo, ma ci dice la profezia, e le profezie ci dicono che c'è questo tempo che si deve adempiere. E tutti i passaggi della Bibbia ci dicono che ci sarà prima un grande risveglio mondiale, prima del suo glorioso ritorno. Ok? Quando avverrà questo risveglio mondiale? Quando noi cominciamo a predicare di Gesù. Ora, le bugie del nemico sapete quali sono? Uno, io non esisto. Lui, il nemico, dice che io non esisto, il male non c'è, il male è del mondo. Questa è una delle bugie che mette in testa il nemico. Seconda cosa che fa il nemico, sapete qual è? I miracoli non ci sono, non esistono. Non esistono una chiesa soprannaturale, lo Spirito Santo, i doni, non esistono tutte queste cose. La liberazione, non esistono queste cose. Tutte bugie, non è vero, non ci sono le persone che hanno problemi di liberazione, non è vero, tutte hanno problemi mentali.
No, ma... E quindi che cosa fanno molti pastori, anche preti? Cosa fanno? Invece di cacciare i demoni, sapete cosa gli fanno? Le consulenze. Ah, forse hai bisogno di un psicologo. Mentre quella persona ha veramente bisogno di Gesù, quella persona ha bisogno di essere liberato, ok? E chi lo fa questo lavoro? Lo devono fare soltanto alcune categorie di persone? Nella Bibbia non sta scritto questo. In Marco 16 sta scritto che tutti coloro che hanno ricevuto Gesù Cristo hanno il nome di Gesù a disposizione per cacciare demoni e portare liberazione, guarigione, salvezza. Questo è il nome di Gesù, quindi puoi dire insieme a me: io sono potenziato da Gesù, io sono potenziato da Gesù, perché Dio vuole una chiesa innamorata e piena di unzione. Stiamo per concludere. Efesini capitolo 3 versetto 20, lo dico almeno 4 volte prima che concludo. Amen, gloria a Dio. Ora colui che può secondo la potenza che opera in noi. Dove opera la potenza? In noi. Coloro che hanno ricevuto Gesù Cristo hanno la potenza? Amen. Sì, ma si deve manifestare questa potenza in noi. E cosa può fare questa potenza? Smisuratamente. Ognuno può dire con me, potete dire insieme a me per favore: smisuratamente, al di là di quanto chiediamo e pensiamo o pensiamo. Verso 21, ok, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù Cristo per tutte le generazioni dei secoli dei secoli, ok? Restaurazione. Ma come lo faremo questa restaurazione? Con la potenza di Dio. La Chiesa è potente, la Chiesa è soprannaturale, quindi deve muoversi nella potenza, deve cercare questa potenza, deve esprimere questa potenza. E poi un altro passaggio, andiamo subito in Daniele 12:4. La potenza sta, uno, nella presenza di Dio, due, nella potenza del Vangelo. Io dico potenza del Vangelo. La parola di Dio è potente. Una persona, sapete come si è ravveduta? Leggendo semplicemente il Vangelo di Marco. Ha cominciato a leggere il Vangelo di Marco a casa sua, scendevano le lacrime e ha compreso la potenza di Dio soltanto leggendo il Vangelo di Marco. La parola di Dio è potente. Guardate cosa dice in Daniele, profetizzato molti anni prima della venuta di Gesù. Ma tu Daniele, tieni nascoste queste parole, sigilla questo libro fino al tempo della fine, molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Vedete perché facciamo gli insegnamenti? Perché? Perché la conoscenza va aumentando nel mondo anche. Vedete, smartphone, ormai con un telefono si può fare di tutto, ok? Ma nella Chiesa c'è bisogno che cresce la rivelazione di Lui, ok? Perché? Perché? Perché Gesù ci ha insegnato questo. Daniele era un profeta prima dell'avvento di Gesù, e Gesù dice in un passaggio in Matteo, dice: attenzione alle parole del profeta Daniele. Attenzione alle parole del profeta Daniele. Stai crescendo in questa conoscenza? Sì, cresciamo in questa conoscenza, perché la potenza del Vangelo, dalle tue parole uscirà verità, e le persone quando ascolteranno quella verità diranno: è vero, stanno così le cose, non posso credere più alle bugie, non posso credere più a queste religioni, non posso credere più a queste menzogne, ho bisogno di credere alla potenza del Vangelo, che è la potenza che libera. Guardate cosa dice Luca capitolo 5 versetto 17. Ora un giorno avvenne che mentre egli insegnava, Gesù cosa faceva? Insegnava. Erano presenti seduti dei farisei, dottori della legge. Conoscevano le scritture i farisei, i religiosi che avevano fatto 1000 scuole teologiche, ok? I quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza, io dico la potenza? La potenza. Ma come è cominciato il verso? Che lui insegnava la verità, ok? E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Quindi il Vangelo è potente. Potente. Scusate se si alza la voce, ma è la potenza che regna nella parola di Dio. Guardate cosa dice ancora al verso 15 di Luca 5.
Ok, andiamo avanti, ok? E la sua fama si diffondeva sempre più, e grandi folle si radunavano per udire cosa? Cosa? Udire miracoli? No. Udire qualcos'altro? No. Udire la parola di Dio, Gesù è la verità? Sì. Lui predicava la verità, le persone udivano la parola per essere da lui guarite dalle loro infermità. La potenza del Vangelo che guarisce, che libera, alleluia. Non è finita, la potenza di Dio continua e continuerà fino a quando la Chiesa predica il Vangelo. Ok? Gesù salva? Sì, se credi nella verità. Gesù guarisce? Sì, se credi nella potenza del Vangelo. Gesù libera? Sì, se tu credi nella potenza della parola di Dio. Alleluia! Ecco, predicazione. La predicazione che cos'è? Follia per gli uomini. Dice la Scrittura che è pazzia per il mondo, ma è strumento di salvezza per coloro che credono. Noi come Chiesa come ci dobbiamo comportare? Come rapportarci a questa verità? Uno, semplicità di cuore, accettare la verità e dire essa è potenza di Dio. Il Vangelo è la potenza di Dio. Infatti dice al verso 16, ok? Ma egli si ritirava in luoghi solitari, pregava, verso 17, non c'è? Ok, ma ok, va bene. Il cielo e terra passeranno? No, non ce l'ho messo, vabbè, scusate. Comunque dice in passaggio che il Vangelo è la potenza di Dio. Il Vangelo è la potenza di Dio. Tutto passerà, ogni cosa passerà. Le religioni finiranno, tutto finirà. Ma, come sta scritto in Matteo, ok, e concludiamo, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Mai. Quindi qual è l'atteggiamento? Due unzioni, replicando. Unzione che viene dalla presenza di Dio, ultimi tempi, per ricevere refrigerio, essere buon amministratore di quello che Dio mi ha dato, sì, metterlo a disposizione per il regno, altrimenti sono un cattivo amministratore, un cattivo vignaiuolo, dice la Scrittura. Quindi ho bisogno, ho ricevuto questo bene da parte di Dio, lo metto a disposizione per il regno. Due, restaurazione, ho bisogno di vivere questo bene che Dio mi ha provveduto, lo porto anche agli altri, questa restaurazione, affinché tutti i nemici vanno sotto un sol capo, che è Gesù Cristo, e sto compiendo l'opera di Dio con l'unzione. Predicazione, credere alla verità, fame e aspettativa, mi aspetto qualcosa. Io credo ancora che Gesù libera, io credo ancora che Gesù salva. Io non vado agli incontri della Chiesa così, io vado in chiesa sempre e mi aspetto qualcosa da parte di Dio. Sempre, questa è l'aspettativa. Alziamoci, cari.